L'equestre federale dei Pratoni del Vivaro si è addormentato in piena estate e al risveglio ha trovato l'autunno. In mattinata un temporale di rara intensità ha messo in forse la disputa della terza prova degli assoluti di salto ostacoli. Poi, dopo un rinvio e una riunione tra organizzatori e cavalieri, si è deciso di gareggiare. La categoria conclusiva, che decreterà il campione italiano 97, è a due percorsi. Stiamo seguendo la fase cruciale del secondo, con i binomi meglio situati in graduatoria provvisoria, attesi in campo in ordine inverso rispetto alla classifica. In campo, Duccio Bartalucci in settima posizione con Too Hot to Handle, cavallo di origine australiana, per il cavaliere modenese di nascita ma romano di adozione, un totale di punti negativi di 38 e 95, 9 penalità nel primo percorso, un percorso ideato dallo chef de piste Uliano Vezzani. Settima posizione dunque per Duccio Bartalucci, che ha già assaporato la vittoria in un campionato assoluto d'Italia, precisamente nel 1980 in sella a Dilaila. Questo secondo percorso ha una lunghezza di 400 metri, il tempo massimo di 60 secondi, il tempo limite di 120 secondi, 9 ostacoli per 11 salti, inserita una combinazione, una doppia gabbia. C'è errore per Bartalucci, altre 4 penalità poi, ultimi 2 ostacoli da superare, bene sul primo. Errore in chiusura, la stanchezza comincia a farsi sentire dopo 3 giornate intense di gare. Si era cominciato con una categoria di caccia, poi una categoria a due manche con percorsi identici e la chiusura con una categoria a due percorsi differenti. 12 e un quarto per Duccio Bartalucci, 51 e 25 dovrebbe essere il suo totale. In campo il binomio che occupa la sesta posizione, Gianluca Ugori su Diamond Melody, 9 e 3 quarti nel primo percorso. Punti negativi per Ugori sono 35 e 63. Si comincia con un passaggio di sentiero 1,40 per 1,30, poi il verticale tavole e barriere 1,50, piegata a mano sinistra per affrontare le tavole e barriere 1,50 m, eccole in bianco e rosso, poi la riviera che è stata ridotta dal direttore di campo a 3,80 m, non c'è errore. Quindi si punta sull'oxer 1,50 per 1,70 prima di affrontare il verticale su cancello 1,50 m. Poi la doppia gabbia, l'elemento d'ingresso un verticale su siepe 1,50, poi il passaggio di sentiero 1,50 per 1,60, in uscita un altro largo 1,50 per 1,70, c'è errore. La luce fra il primo e il secondo elemento è di 7,60 m, un tempo di galoppo, fra il secondo e il terzo 10,80 m, due tempi di galoppo. Quindi gli ultimi due ostacoli ravvicinati, un verticale di 1,50 e poi l'oxer a fronte stretto 1,50 per 1,60. Sono 8 le penalità per Ugori, un totale in questo campionato assoluto di 43 e 63. Ed ora entra in campo l'unico binomio che è riuscito a ottenere percorso netto al primo giro, Rino Sibiglia con Cendor, un quarto di penalità per infrazione di tempo, un totale negativo di 34 e 89. Al nostro fianco abbiamo il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Cesare Croce. Allora, Presidente, un'edizione direi sottotono di questi campionati italiani con alcune attenuanti e poi guastato nel finale anche dal maltempo. Ma direi tecnicamente sì, siamo un pochino delusi per la mancata partecipazione di alcuni dei nostri migliori cavalieri, però questa mancata partecipazione è dovuta sostanzialmente a una grossissima soddisfazione che abbiamo avuto in quanto la nostra prima squadra è andata a difendere i colori dell'Italia nella finale
mondiale a Calgary, è la prima volta che capita, e ha ottenuto un lusinghiero quinto posto nel mondo. Calgary corrisponde in effetti a un campionato del mondo a squadre. È un grossissimo risultato che abbiamo raggiunto proprio in questi giorni. Una Coppa delle Nazioni, lo ricordiamo, vinta dall'Olanda nei confronti degli Stati Uniti, ottimo il quinto posto della squadra italiana formata da Smith, Bologni, Dominici e Arioldi. Intanto seguiamo la conclusione del percorso di Rino Sibilia con Cendor, quinta posizione provvisoria per lui. Dovrebbero essere soltanto 8 le penalità per Rino Sibilia. Il totale dopo le 3 giornate di gare è di 42-89. In campo Valerio Sozzi con Sandolan. 8 penalità e 3 quarti nel primo percorso, un totale di punti negativi di 33-96. Ricordiamo che Valerio Sozzi per un incidente di van ha dovuto rinunciare alla sua prima scelta, Gisovat Pilot High Fly, monta Sandolan che a sorpresa comunque è nelle posizioni d'avanguardia. Intanto che seguiamo Valerio Sozzi vorrei chiedere un'altra cosa al presidente Croce. Allora sembra ormai scontato che il prossimo anno Roma ospiterà i campionati del mondo degli sport equestri, un impegno molto gravoso. Sì, senz'altro un impegno molto gravoso, anche se affascinante per la nostra federazione. Abbiamo avuto l'investitura ufficiale dalla FEI, dobbiamo chiaramente definire alcuni particolari nei rapporti con la FEI stessa, soprattutto per quanto riguarda alcuni aspetti dei diritti televisivi, eccetera. La firma definitiva, dopo le verifiche opportune, avverrà verso la fine di settembre, il 26 di settembre precisamente, tra la nostra federazione e la federazione internazionale. Penso sia una grossa opportunità non tanto per le prime squadre, ma soprattutto per cercare di dare al nostro sport una maggiore visibilità e creare le condizioni per un rinnovato impulso di diffusione anche e soprattutto della base. Grazie al presidente Croce. Intanto 2 errori agli ostacoli, 8 penalità per Valerio Sozzi e Sandolan che chiudono con 41-96. 41-96 il totale per Valerio Sozzi, che era in quarta posizione e rimane in quarta posizione perché Rino Sibilia ha un totale di 42-89. Ed ora Francesco Bussu, aria di podio, in terza posizione con Susie Tu, 25-41, 4 le penalità nel primo percorso. Vi ricordo che in questo secondo percorso sono soltanto 2 i netti, quello di Giovanni Magaton su Lordron B e di Filippo Rizzi su Easy Jumper. Un buon campionato anche per questi 2 cavalieri. Seguiamo Francesco Bussu con Susie Tu, poi vedremo gli ultimi 2 binomi, quelli meglio piazzati in classifica, Natale Chiaudani con Rheingold Luin, Emilio Puricelli con San Patrignano Babushka. Le telecamere dell'esterna 1 di Roma, telecamere un po' bagnate, guidate dal regista Roberto Gambuti, ci offrono un primo piano di una coppia molto affiatata, molto regolare, estremamente tranquillo Francesco Bussu anche alla vigilia di quello che potrebbe essere un momento molto importante per la sua carriera. Si sta giocando una medaglia, va ad affrontare l'Auxerre.